Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Ser, benvenuti nel mio canale e tenteremo l'impossibile. Tenteremo... Non lo so, che tentiamo? Mega Satana con... sì. Delirium con Sansone. Ci deve capitare, come al solito, una run non buona di più. C'è da dire che se trovassi danno per cavoli miei me ne fregherei altamente dei patti. Se trovassi tipo un oggetto che mi dà cuori, che mi dà vitalità, che mi dà robe, tipo Gimpy più Super Band, cioè che cazzo ne so, il fiocco di Maggie, cioè roba... Ma sì, lo usiamo subito. Ma perfetto il down. Almeno si salta in aria per cazzelli tuoi. E vacci addosso al fuoco, testina di missile. Danno è danno, Beh, però i cuori effettivamente mi interessano di più. Che poter entrare nei shop gratis. Anche se no, ho detto una cazzata. Mi interessa, devo andare da Delirium, quindi mi interessa più possibile trovare Stopwatch. Stopwatch è quasi una garanzia. Perché rallenta veramente tanto e diventa veramente tanto meno pericoloso. Certo ci devi arrivare con... Adesso se trovassi un altro aumento di danno interessante... Ecco, questo è ottimo. Soldi. Cazzo, sì. Scusate la parolaccia. Dammi anche Small Rock, se ho posto. Scherzando. Ah, soldi. Dovremmo trovarne. Tu non dovresti essere un enorme problema col danno che abbiamo, Che è vero che è aumentato dai danni presi, però... Cuore nero, un po' di bombe... E anche le tinte del prossimo livello sono assicurate. Stellar. Ok. Vediamo se basta questo danno. Sembra di sì. Quantomeno per questo piano. Poi bisognerà aumentare. E questo ci può venire. Ci può venire incontro esclusivamente il patto col diavolo, a meno che non troviamo un oggetto della Madonna nel. Sì, lo farò. Eh sì, non dovevo farlo, ok. Bombe? Grazie. Altre bombe? Nope. Ma mi vuoi dire che qua c'è la stanza segreta? Mamma mia. Totally random. È probabile che lo prenderò. Tanto attive non ne ho. Qui ci può uscire qualcosa interessante, a parte un paio di monete. Ok, un mushroom damage. Male male non è. Se vediamo delle stanze particolarmente rompicazzo, questa non è una di quelle. Grazie al cielo.
Sinusite. È quella sinusite, vero? Quella che ogni tanto. Tipo questa era una stanza teoricamente rompicazzo. Cazzo, non lo voglio. Fai quello che ti pare, io quella la voglio. Quindi mi faccio tutto. Fatto veramente. Cioè adesso mi tocca spegnere tutti i fuochi, tutte le rocce. Serio. Perché ho fatto sta cazzata. Cioè, imbarazzante, eh. Alquanto imbarazzante. Preferirei quasi avere meno danno per poter portare più colpi possibili. Guarda che mi tocca fare. Nella speranza di. Aspetta, questa mi manca sta stanza. Vabbè, ma che sfiga. Cioè, ok, tutto. Sfiga. Di là chi c'è? Monete. Questo può essere interessante. Fai il serio, non salta troppo. Warco Tanger. Roba che non ci interessa un granché. Chiave. No, dobbiamo fare il livello. Io quello lo voglio. Punto. A costo di prendere danni, eh. Cioè proprio. Posso prendere un tot di danni. Sapendo di. Vabbè, anche qua in realtà. Qua qualche moneta può uscire volendo, eh. Anche no. Non è detto, infatti. Però potevo. Quelli fanno un danno intero. Tipo questo, fanno un danno intero. Mezzo. E io li ho spenti. Vabbè, ma allora. Però quell'oggetto è tanta roba. No, quello non lo voglio. Questo. Questi sono tutti al down. Ma tanto quello non mi interessa. Perché quello che mi interessa a questo punto è questo. Perché prendere poi troppi danni, forse era meglio prenderli comunque all'inizio del livello, piuttosto che dopo. Soldi. No, proprio no i soldi. Non li voglio i soldi. Via, pussa che soldi. Eppure con due di fortuna un po' di monete dovrebbero droppare, eh. E non ne stanno droppando tantissime, devo dire la verità. Mi aspettavo. In teoria così dovrebbero droppare monete però. Prima o poi. O solo quando fa danno droppare monete? No, credo solo quando faccia danno, ok. Questa era abbastanza semplice stanza. Questa è un po' una rottura di palle. L'altra è lenta.
No, questa ci sta. Quella moneta non la prenderemo mai. Qui probabilmente c'è una stanza, non so che. No. Ah no, perché è così. Allora forse... No, niente, ho detto una cazzata. Va bene. Va bene. A parte che non troverò più stopwatch ormai. Adesso che ci penso. Che se lo trovo, trovo nei shop, ma adesso è tutto incasinato, quindi è più facile che lo trovo nel patto con il diavolo in realtà. Adesso che ci penso, effettivamente sì. Però vuol dire che se ho 15 monete posso comprare un sacco di oggetti fighi nello shop, in teoria. Che brutta situazione. Uiuh, per un pelo. Qua dentro faccio così. Poi esco e mi ripio la roba mia. Poi vediamo che ci offre il mercato qua. Mi ricordo manco che fai, proprio zero. Quindi non puedo, mi dispiace. Ma anche le monete che fanno danno passivamente. Rilly rilly, funziona così? Eh sì, mi sa sì. Da come droppano, direi di sì. Danno. Tanto danno, in più. Calcolando che ho già dimezzato la vita di Megafetti, per dire. Poi ricevi Gabby Scolar a caso, giustamente. Ecco, adesso un po' di vita mi servirebbe però. Bello subito così. Ok. Oh, ci piace. Ecco, con una quantità di 3/4 monete a stanza faremo una fortuna. Forse ne può droppare massimo un nemico. Hanno fissato qualcosa. Mamma, come t'ho visto vicino. Incredibilmente vicino. Quantità smodata di bombe. State dando troppi oggetti fighi, maledetti. Cioè, troppi trinket fighi.
Datemi un porta trinket, cazzo. Pensavo, sono a cercare quello. Quello lanternino. With the lantern. No, lui mi pare che può lasciare sempre solo chiavi, nonostante tutto. Come ho evitato quelle spine? Non me lo chiedete. Non lo so. Un po' ci ho sperato. Quantomeno non possiamo più beccare grid. Però super grid sì. Qualcos'altro che vogliamo vedere in questo piano? La morte probabilmente. No, forse qualche soldo. 27 mi sembrano quasi sufficienti in realtà. Ah, io lì ci posso entrare. Posso entrare da qua facendo questo. Eh no, già lo conoscevo. Ma tanto ti faccio talmente tanto danno. Non è che mi preoccupi un granché, però. Per dire, eh. Adesso, vero? Va bene, facciamo finta di niente. Scendiamo al prossimo livello. Chiaramente non devo arrivare in tempo per la boss rush. Senti, ma io ormai ho 6 chiavi, no? A sto punto mi vede left hand. Che magari qualche scrigno in più rosso. Male male. Non fa. Se proprio scrigno deve essere che sia rosso. Con 4 di luck qualcosa ci può uscire interessante, credo. Qui mi dice conviene entrarci subito, così me levo il dente. Basta con sti trinket. Avete cagato il cazzo con i trinket, eh? Vedi? Sì, ho visto, ho visto. Non l'ho evitato per pigrizia. Ok, qui usiamo subito. Sì, assolutamente. Oh, qui c'è anche un buon utilizzo per le bombe, incredibile. Peccato. Non so... Ah, è qua, continua probabilmente. Ok. Tu esplodi. Okay. Ti porti via l'amico tuo. Vediamo qua che c'è.
Questo not important, really. Come l'ho evitato? Chissà. Questo è un ottimo oggetto, danno in più. Un pezzo di gappi. E le mosche fanno tanto tanto danno, molto più che quello. Andiamo giù di qua a sto punto. Merda. Ok. Diciamo che con la testa di gappi si può sveltire la faccenda. Merda, non me l'aspettavo col cripto. Eppure avrei dovuto. Vabbè. Dillo che vuoi essere cementificato per terra dal danno. Secondo pezzo di gappi. Perché siamo gappi? Mi sono perso qualcosa, ma non so cosa. Che cosa ho preso, scusa? Scusasse. La testa di gappi, la zampa di gappi, ah, il collare di gappi. Ah, giusto. E non ci avevo fatto caso. Ok, questo può sveltire decisamente. A questo punto, se noi trovassimo... Ah, questo... Sì, possiamo anche droppare The Left Hand. La droppiamo in secondo istante. Come vuole le bombe? Figo, che puoi darmi? Bombe. Cioè, tu mi dai bombe per bombe. E poi che mi puoi dare? Bomba dorata, che mi puoi dare? Non ti capisco. No, giuro. Mi hai fatto torta amico tuo? Non ti vergogni? Ha una fine? Costui? Sì, che si fa sartà. Quella è la fine. Che figo, Datsuki. No, che figo Datsuki. Che bello poter volare, fischia. Adesso dobbiamo accelerare un po', perché ci dobbiamo arrivare al cuore entro i 30. Bombe, ne voglio più sentir parlare per un po'. Shop sì, tutto, però certo, l'unico oggetto che non sinergizza con gappi, che però annienta facile il nostro amico Delirium. Dobbiamo trovare qualcosa che spara passivamente. Spara passivamente. Non così semplice. Sei stronzo allora. Ah, ogni danno prendo più 4. Ottimo. Stavo pensando che avevo esplorato tutto e non c'era. Mancava il boss. Dov'è il boss? Sì,
Voglio far presto, sì. Per forza di cose. Tanto tu mi puoi dare. Oh, esatto. Un lamp of coal. E the Polaroid. Che si attiverà una volta, in realtà. Non di più né di meno. Merda, merda, oh, fermi. Ci ho capito un cazzo, eh? Non sto sparando troppo lontano, che è un problema. Ok, il creep non mi becca, il creep non mi becca, il creep non mi becca, il creep non mi becca. Devo ricordare sta cosa, perché sennò mi serve un aumento di range. Che cosa si può fare? Che altro possiamo fare qualcosa? Sì, no, forse. Aumento di range. Tutti gli oggetti di mamma quasi. Andrebbero bene le scarpe di mamma. Sono un coglione. Non lo dite a nessuno. Ma cazzo, che figata! Mi ha fatto recuperare metà del cuore rosso e metà del cuore blu. Questa non la sapevo. Non sapevo questa duplice funzione, in realtà. Pensavo o uno o l'altro, non tutte e due insieme. Invece serve aumento di range, se no non ne usciamo vivi. Quanto dobbiamo essere veloci in realtà, perché sennò ma porco il cazzo. Ok, allora, tu esplodi mille batteri di Okuto qua. Buona e giusta, anche quello è cosa buona e giusta. Questi sono tutti cosa buona e giusta, però soprattutto wafer e alo. Adesso quantomeno subiamo mezzo danno a botta. Non vedo Tinted. Tu di solito sei vicino al boss, ma esatto, sei vicino al boss. Ok, mettiamocela tutta. Non abbiamo abbastanza cuori. Curse of the Lost, no, beh, qua è inutile. La Bibbia anche inutile. Vediamo questa che è. The Lovers a un certo punto può essere utile. No. Abbiamo vinto. Perfetto. Da
danno passivo. Abbiamo un sacco di danno passivo. Tranne, vabbè, così non c'entra un cazzo. Ma sinergizza con quella geggia? Non so convinto. Vabbè, ci metteremo un po', Devo dire la verità. Ne posso evitare, non tantissimi, ma un po' sì. Oh, ecco così, esatto. Accelerano pure sti colpi, cioè, come se non bastasse. Preso. Dai, esci, mi hai rotto il cazzo. Ho detto che hai rotto il cazzo. Allora, The Lovers me lo tengo. La Bibbia non serve a niente. Altri oggetti. Ah, c'erano dei tinted. Qua no. E qua nemmeno. Ok. Prendiamoci questa chiave. Lasciamo The Left Hand. The Lovers, non si sa mai. E ci si butta nel void. Hai fatto tutto da solo, zio. Ma veramente. Brutto affare. Un bosco subito così. Dov'è? E allora tua mamma sta bene, sì. Shadow sì, se era Judas Shadow scleravo stavolta. Aspetta, ho capito. Sinergizza solo se il coltello viene sdoppiato. Giusto?
Non so come fare un esempio, però. Ci vorrebbe una donation machine, per esempio. Una blood donation machine. Tu da dove cappio sei uscito? Beh, vabbè, ma sono un coglione. Almeno 9 tentativi, Dio. Il quale? Ma no, dovrei normale, ok. Meno male. Ok, sono anche Belzebub. Quindi voi non dovreste cagare nulla o cagarmi cose amichevoli. Serve range. Ma che cosa cazzo mi ha colpito? Cosa? No, io ve lo accelero il combattimento col delirium, ve lo dico adesso. Se mai ci arrivo. Mi sto fermo da una parte finché non muore, non mi muovo. Perché mi sono rotto le palle di morire con pirla da delirium. Chi è? Un altro? Dov'è? Cuore blu. Quanti HP c'hai? Che fai esplodere tutto? Me ne fotte niente. Sta storia che sono tutti campioni è un po' rotta il cazzo, ma così. Pur parlè. Ti prego.
Un cuore blu. Dove manco? Sotto di là. Ok. C'è un cuore nero là. Non me ne sono accorto. Bella che ce ne sono altri e non so dove sono. Senti, se faccio così scendo sotto. No. Ok. Però posso evitarla quella stanza? Sì, scendendo qua. Ma per caso si può uscire dalle stanze nel void? Ok. Ma no, era proprio una constatazione. Anche abbastanza amichevole. Dal void non se ne esce. Merda. No, guarda Teo. Schiva, schiva, sto fa. Oh, destra o sinistra? Era meglio da là. Amen. No, aspetta, ho visto un cuore. Un cuore eterno, non un cuore. Che non serve assolutamente a un cazzo, però. Utile. Ma perché continuo a vedere cuori neri? E qua c'è. Ok, ma qua dov'è? Qua c'è un cuore nero, sì. Lancio sono stato, Pare di no. Ah, ok, qua. E questa verrà accelerata all'inverosimile, perché non ho nessuna intenzione di muovere un dito che è uno. Eccoci ragazzi, come avevo detto non avevo intenzione di muovere un muscolo e così ho fatto, non ho toccato la tastiera, anzi sono uscito, ho guardato il monitor da fuori, tutto tranquillo e così abbiamo sbloccato The Bloody Crown. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non per il finale perché comunque era scritta ormai e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, un complice a marche in meno. Ciao.